Si muore generalmente perché si è soli o perché si è entrati in un gioco troppo grande. Si muore spesso perché non si dispone delle necessarie alleanze, perché si è privi di sostegno. In Sicilia la mafia colpisce i servitori dello Stato che lo Stato non è riuscito a proteggere. Così spiegava Giovanni Falcone alla giornalista Marcel Padovani nel 1991. Un anno dopo, il servitore dello Stato a morire per mano della mafia fu proprio Giovanni Falcone. Il 23 maggio 1992, è una giornata quasi estiva a Palermo. È sabato, l'autostrada A29 che collega la città con Trapani, Mazara del Vallo e l'aeroporto di Punta Raisi alle 17.58 non è ancora trafficata. Ci sono Eva ed Eberhard, sono marito e moglie, sono due medici austriaci, in Sicilia per un congresso. Stanno tornando in hotel e alle 17.58 sono appena usciti dalla galleria prima dello svincolo di Capaci. Ci sono Pietra e Oronzo, stanno andando a Carini, dove hanno una casa in campagna, e stanno parlando del matrimonio della loro figlia, che si sposa tra un mese. Alle 17.58 anche la loro auto si trova all'altezza dello svincolo di Capaci. Nella carreggiata opposta in direzione Palermo c'è invece Vincenzo. Vincenzo è stato a Trappeto, sta ascoltando la radio e alle 17.58 viene superato da un convoglio di tre Croma. Vanno molto veloci, una dietro l'altra. Sicuramente, pensa. Si tratta di una scorta. Salvatore, che è un agricoltore, sta tornando dai campi insieme a suo cugino e va verso casa. Alle 17.58 si trova sulla rampa dell'uscita di Capaci. All'improvviso sente un boato enorme. E dal cavalcavia vede una fumata nera alzarsi dall'autostrada. Siccome non lontano da lì c'è l'aeroporto, la prima cosa che gli viene in mente è che sia caduto un aereo. A capire cosa sia successo davvero sono i sismologi dell'osservatorio geofisico di Monte Cammarata, Agrigento, dall'altra parte della Sicilia. Il sismografo ha avvertito i segnali di una scossa, ma capiscono subito che non si tratta di un terremoto, ma dello spostamento d'aria tipico di un'esplosione. Salvatore allora lascia la macchina sul cavalcavia e corre giù in autostrada per prestare soccorso. Più si avvicina, più sente puzza di gas. Non capisce bene quello che è successo, ma vede che nell'asfalto si è aperta una voragine gigantesca, larga più di una carreggiata e profonda 4 metri. Si guarda attorno e vede che nella corsia in direzione Trapani ci sono due auto praticamente distrutte. L'auto dei due coniugi austriaci si è ribaltata, hanno la schiena a pezzi ma sono vivi. La macchina di Pietro Ronzo è stata spinta con una forza deflagrante contro il guardrail ed è piena di terriccio e detriti. Pietra ha le costole rotte e un piede che non riesce a muovere. Suo marito è pieno di bruciature, ma sono vivi entrambi. Nella carreggiata opposta, i vetri della macchina di Vincenzo sono esplosi. Vincenzo ha il braccio destro rotto, che sanguina, ma respira. È vivo. Davanti a lui, a pochi centimetri, c'è l'ultima croma del convoglio, una croma blu. I tre poliziotti a bordo hanno sentito lo scoppio, poi hanno visto l'autostrada sollevarsi e infine hanno avvertito un'ondata di caldo arrivargli addosso. Sono riusciti a sterzare e a fermarsi a circa mezzo metro dalla croma davanti a loro, una croma bianca che invece è andata ad impattare proprio contro il muro d'asfalto. Tutti e tre i poliziotti sono feriti e scendono a fatica dall'auto. Hanno capito subito che è stato un attentato. Vedono Salvatore, l'agricoltore, che si precipita verso di loro. Temono che sia uno degli attentatori venuto a dare il colpo di grazia. Poi capiscono che è un soccorritore e insieme a lui trascinano fuori dalla croma bianca l'uomo sui sedili posteriori che ha perso conoscenza. La donna sul sedile passeggero è in gravi condizioni. Ha evidentemente una gamba spezzata, ma respira ancora. Nel frattempo è arrivata l'ambulanza, quindi Salvatore la prende in braccio e la affida al paramedico. Poi vede che l'uomo alla guida ha il volto coperto di sangue, ma anche lui è vivo, è bloccato nell'abitacolo. Gli altri lo chiamano, Giovanni, Giovanni, ma nessuno riesce ad aprire la portiera. Devono aspettare i pompieri. Salvatore a un certo punto alza lo sguardo e vede che la strada si è riempita di poliziotti, carabinieri e giornalisti. E solo allora capisce che le persone che aveva soccorso erano Giovanni Falcone e sua moglie Francesca Morvillo. L'uomo sul sedile posteriore era l'autista del giudice, Giuseppe Costanza, che era seduto dietro perché quel giorno il giudice Falcone aveva preferito guidare lui stesso. La terza auto della scorta, la croma marrone, non è tra quelle macerie. Siccome era la prima del convoglio, i tre agenti sopravvissuti sono convinti che sia riuscita ad evitare l'esplosione e che i colleghi siano andati a chiamare i soccorsi. Dopo parecchio tempo,
I soccorritori si accorgono che a 60 metri di distanza ci sono altre lamiere. Sono quelle della terza auto. Gli agenti Rocco Di Cillo, Antonio Montinaro e Vito Schifani sono morti sul colpo. Quella sera in ospedale anche Giovanni Falcone e sua moglie Francesca Morvillo muoiono. Buonasera, siamo in grado di darvi le prime immagini dello spaventoso attentato nel quale ha perso la vita il giudice Giovanni Falcone e almeno 3 uomini della scorta, 20 le persone che sono rimaste ferite. L'attentato è avvenuto nel tardo pomeriggio sull'autostrada che collega Palermo a Terracina. La morte di Giovanni Falcone, ucciso da 500 kg di tritolo, sembrò far scoprire a tutta Italia la mafia, nonostante i processi, nonostante i numerosi omicidi di figure istituzionali avvenuti prima. Minchia, ma guarda che conto gli hanno messo il tritolo. Ma che c'è messo? La bomba atomica, c'è un portiere, una strada. Proprio sotto il cavalcavia dello svincolo era stato collocato l'esplosivo. Un'azione evidentemente preparata con cura e con un dispiegamento ingente di mezzi e di coperture da parte dell'organizzazione mafiosa. Il pensiero di moltissimi fu: ma Cosa Nostra non sapeva di attirare attenzione internazionale con un attentato del genere? Fino ad allora, tutte le volte che aveva ucciso, sapeva benissimo che avrebbe generato attenzione, ma sapeva anche che quell'attenzione sarebbe durata una settimana, 15 giorni al massimo. Era successo sempre così, ma non questa volta. Questa volta no, perché Giovanni Falcone, con il suo talento, con il suo lavoro, aveva portato la mafia e il racconto della mafia fuori dalle aule dei tribunali. L'aveva fatta entrare nei programmi televisivi, nelle case, nelle scuole, fino anche all'estero. Era cresciuto in Italia un movimento civile antimafia che non permise che questa vicenda si riassorbisse come Cosa Nostra aveva previsto. Ma perché Cosa Nostra era convinta che dopo qualche prima pagina e qualche arresto sarebbe tutto rientrato? Perché il giudice Falcone in quel momento era un uomo solo. La sua solitudine era iniziata molti anni prima. Nel 1983, a seguito dell'omicidio del giudice Rocco Chinnici, l'ufficio istruzione di Palermo era passato sotto la guida del giudice Antonino Caponnetto, che aveva deciso di creare un pool composto da magistrati che si occupassero a tempo pieno e in modo esclusivo di processi di mafia. L'intenzione di Caponnetto era quella di ricalcare il modello di lavoro che Giancarlo Caselli aveva adottato a Torino nella lotta al terrorismo. Chiamò a far parte di questo pool Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Giuseppe Di Lello e Leonardo Guarnotta. Il pool di Palermo infliggerà a Cosa Nostra il colpo più duro nella storia della lotta alla mafia. Al termine del maxi processo, durato oltre un anno e mezzo, ci saranno oltre 340 condanne, tra cui 19 ergastoli, ai componenti della cupola di Cosa Nostra, che saranno confermati in Cassazione. Lucchesi Giuseppe, Montato Salvatore, Spadero Francesco, nato nel 58, e Sinagra Antonino, alla pena dell'ergastolo e 10 milioni di multe ciascuno. Greco Giuseppe, nato nel 52, Greco Michele, Madonia Francesco, Marchese Antonino, Marchese Filippo, Marchese Giuseppe, Provenzano Bernardo, Bullerà Giovan Battista, Riccobono Rosario, Rina Salvatore, Rotolo Salvatore, Santa Paola Benedetto, Senapa Pietro, Sinagra Vincenzo, nato nel 52, Verningo Pietro, alla pena dell'ergastolo e 200 milioni di multe ciascuno. Il maxi processo di Palermo rimane ad oggi il più grande processo penale celebrato in Italia, non solo per il numero degli imputati, ma per la sua importanza storica. Per la prima volta si trovavano alla sbarra i vertici della mafia, non più solo la manovalanza, come di solito accadeva in passato. Per la prima volta veniva svelata l'esistenza di una cupola, un organo dirigenziale e decisionale dell'organizzazione. Per la prima volta Cosa Nostra sentiva tremare la terra sotto i piedi. L'azione di contrasto coraggiosa intrapresa dal pool scatenò una vera e propria guerra contro i magistrati che lo componevano. Vennero messi sotto scorta, le loro abitazioni erano sorvegliate a vista. Questo tipo di protezione significa sirene, lampeggianti, corsie preferenziali, auto che corrono molto veloce nel traffico cittadino. La gente era turbata, o meglio infastidita. Questo dispiegamento di forze dell'ordine intralciava le attività quotidiane, l'apparente tranquillità di una città che in realtà era in una vera e propria guerra. Questo creò una certa distanza tra i magistrati e i cittadini palermitani. Sembrava che i cittadini cominciassero a considerare ciò che stava accadendo come una lotta privata di Falcone contro Cosa Nostra. Una vicina di casa del giudice scrisse una lettera al Giornale di Sicilia nell'85, lamentandosi della confusione dovuta alle misure di sicurezza prese a protezione dei magistrati. «Sono un'onesta cittadina che paga regolarmente le tasse e lavora 8 ore al giorno. Vorrei essere aiutata a risolvere il mio problema
che credo sia quello di tutti gli abitanti della medesima via. Regolarmente, tutti i giorni, non c'è sabato o domenica che tenga, al mattino, durante l'ora di pranzo, nel primissimo pomeriggio e la sera, senza limiti di orario, vengo letteralmente assillata da continue e assordanti sirene di auto della polizia che scortano vari giudici. Ora io domando, è mai possibile che non si possa eventualmente riposare un poco nell'intervallo di lavoro o quantomeno seguire un programma televisivo in pace, dato che pure con le finestre chiuse il rumore delle sirene è molto forte? Mi rivolgo al giornale per chiedere perché non si costruiscono per questi egregi signori delle villette alla periferia della città. Questa era l'opinione di una lettrice, ma la linea dello stesso giornale di Sicilia non sembrava molto diversa. In un articolo dell'86 si leggeva: ma sono veri giudici costoro. Se anziché sfrecciare sgommando sulle alfette blindate, circondato da telecamere e riflettori, il povero giudice cura, seduto solo e curvo tra le brossure dei codici, che nel processo vengano rispettate le regole, non godrà di pubblicità e neppure, ahimè, di meriti e riconoscimenti ufficiali. Il momento più difficile per Falcone fu nell'estate del 1989. Falcone è al mare, alla Daura, vicino a Palermo. Non è proprio una vacanza la sua, sta lavorando, sta indagando sul riciclaggio di denaro di Cosa Nostra. Il 21 giugno un agente della scorta trova una borsa contenente 58 candelotti di esplosivo nascosta tra gli scogli dove il magistrato è solito fare il bagno. È subito chiaro che si tratta di un tentativo di attentato. Falcone non è stupito, se lo aspettava, sa di essere isolato e sa che più è solo e più la sua vita è in pericolo. Ebbene, anche il fallito attentato diventa pretesto per la diffamazione. Nei salotti di Palermo infatti comincia a girare voce che la bomba l'abbia fatta mettere lui stesso per attirare l'attenzione su di sé e quindi fare carriera. L'attentato, al posto di essere trattato come un fatto serissimo, allarmante, divenne occasione di scherno. In una conferenza sulla lotta al crimine organizzato che tenne a Città del Messico nel 90, Falcone raccontò che un giornalista era andato a intervistarlo nel suo ufficio e se n'era uscito con questa frase infelice: caro giudice, vorrei farle due domande, una seria e l'altra meno seria. Cominciamo dalla seconda. Ma cos'è questa storia dell'attentato? Pochi giorni dopo l'attentato alla Daura, Falcone viene nominato procuratore aggiunto a Palermo e lì il veleno nei suoi confronti aumenta. Falcone conosceva bene l'Italia e il meccanismo per cui se la mafia non ti uccide, se l'attentato fallisce, si rischia di non essere credibile. In Italia solo la morte può legittimarti. Mi ha sempre colpito la domanda di una ragazza, Giovanni Falcone, durante una puntata del programma di Retre Babele, condotto da Augias, nel 1992. Nonostante non ci fosse alcuna cattiveria nell'intenzione di questa ragazza, la sua domanda incarnava il sentimento di quell'epoca verso il giudice. Lei dice nel suo libro che in Sicilia si muore perché si è soli, giacché lei fortunatamente è ancora fra noi. Chi la protegge? Questo significa che per essere credibile bisogna essere ammazzato in questo paese. No, io non dicevo questo. No, forse non voleva fare una domanda. Che fino ad ora, sono vivo. Ma lui spiega molto bene che bisogna proteggersi molto. Lei ne parla a lungo nel libro, tra l'altro, della protezione. Della protezione, del non voler, dell'essere sempre coperto. Questo è il paese felice in cui se ti si pone una bomba sotto casa e la bomba per fortuna non esplode, la colpa è tua che non l'hai fatta esplodere. No, per carità, questo non lo deve dire. Guardi che è così. Non lo deve dire, questo è molto amaro, è forse la cosa più amara che ha detto. È stato scritto ed è stato detto. Sarà una sentenza della Corte di Cassazione nel 2004, 15 anni dopo il fallito attentato alla Daura, a fugare ogni dubbio. L'attentato era stato ordito da Cosa Nostra. Non era stato affatto un'invenzione di Falcone né una trovata dei servizi segreti. Era stata la mafia. Ma era il 2004, Giovanni Falcone non c'era più, era stato ucciso 12 anni prima, con 500 kg di titolo, allo svincolo di Capaci, in quel sabato pomeriggio di maggio. Era già diventato l'eroe antimafia che tutti conosciamo. Solo la sua morte è riuscita a cancellare con un colpo di spugna tutta la macchina del fango che l'aveva contrastato, oppresso, isolato in vita, accompagnandolo inevitabilmente a quella morte. Ricordo spesso come Hilda Boccassini
il giudice che forse più di tutti ha ereditato il metodo investigativo di Falcone, lo ha descritto in un'intervista a Repubblica nel 2002. Non c'è stato uomo in Italia che ha accumulato nella sua vita più sconfitte di Falcone, bocciato come consigliere istruttore, bocciato come procuratore di Palermo, bocciato come candidato al Consiglio Superiore della Magistratura e sarebbe stato bocciato anche come procuratore nazionale antimafia se non fosse stato ucciso. Eppure ogni anno si celebra l'esistenza di Giovanni come fosse stato premiata da pubblici riconoscimenti o apprezzata nella sua eccellenza. Un altro paradosso, non c'è stato un uomo la cui fiducia e amicizia è stata tradita con più determinazione e malignità. Da destra a sinistra Falcone fu delegittimato in ogni modo, venne bollato come una sorta di superstar da copertina di rotocalco, venne definito super magistrato, super scortato, mito, fenomeno, più manager che magistrato, vanitoso come un guitto televisivo. Venne accusato di tirare la cordata ai comunisti, poi di essere socialista, poi di proteggere la DC, gli fu detto tutto e il contrario di tutto. Uno dei motori principali dell'ostilità continua verso Falcone è stato il meno citato in questi anni ed il più abietto dei sentimenti. L'invidia. Parola che appare nero su bianco anche nella sentenza della Cassazione del 2004. Ma come si poteva invidiare un uomo con una vita così terribile, che era un obiettivo così esposto? Si poteva e come? Non riuscendo a eguagliare il suo rigore e il suo talento, si arrivava a detestarlo, a cercare di ostacolarlo e soprattutto risultava insopportabile una parte importante della politica, del giornalismo e della magistratura che lui avesse l'ambizione di raggiungere ruoli di vertice per trasformare la realtà. Più semplice farlo passare per un ambizioso affamato di potere e di pubblicità che cercare di stargli a fianco nella sua battaglia. Anche nei momenti più duri, Falcone non ha mai rinunciato all'unica arma in cui ha sempre creduto, il diritto senza scorciatoie. Solo il diritto era garanzia, solo attraverso quello si sarebbe evitato di ledere i diritti di tutti. Le parole di Antonino Caponnetto, padre del pool antimafia di Palermo, intervistato da Gianni Minà nel 1996 nel programma di Rai 2 Storie, raccontano definitivamente il coraggio del diritto. Come reagiva Falcone a tutto questo? Reagiva come reagisce uno che pensa soltanto a servire lo Stato. Falcone in ogni momento della sua vita è stato un servitore dello Stato, non è mai entrato in polemiche, nemmeno col Consiglio Superiore, nemmeno quando rimase bucciato nella lotta per diventare alto commissario dell'antimafia, nemmeno quando rimase bucciato per l'elezione del Consiglio Superiore della Magistratura, non ha mai avuto una reazione, nemmeno contro gli attacchi di giornalisti veramente infami, di ribellisti infami, che lo accusavano di essere comunisti, di fare il gioco dei comunisti, di volersi impadronire del potere, di fare tutto per puro spirito di potere. Ecco, sarebbe reagito con un silenzio dignitosissimo. Così era fatto Giovanni Falcone.